questa seconda giornata di, della nostra manifestazione di La Dispa di Ada, questa manifestazione che mette al centro, come sapete tutti quanti voi, quello che sono le attività dell'associazione, che riunisce, come avete potuto vedere, tutto quello che è l'arte, che parte da Ischia ma comincia a rompere i confini. Potete vedere affissi sulle pareti alcune opere di Clementina Petroni, che magari dopo la stessa Clementina in qualche modo vi illustrerà, anche so che giorno 8 poi ci sarà un momento dedicato a, a lei, quindi lo scopriremo nel dettaglio giorno 8. Angela l'avete sentita, tra poco continuerà invece con i pezzi interi. La novità di oggi invece è che dopo tanti anni di interviste, quindi di fare domande, Chiara ha deciso di invertire il ruolo e quindi mi troverò a rispondere. Quindi questa prima parte, breve, come già abbiamo annunciato ieri, purtroppo le esigenze relazionali mi impediscono di restare qui con voi, perché purtroppo possiamo da una parte, possiamo dall'altra, quindi questo primo momento Chiara fa un'intervista che andrà di meglio, poi ci sarà il saluto istituzionale della professoressa Vicenda, direttrice di questo luogo meraviglioso che viene impreziosito anche dal lume e dal suo agire, e poi ci sarà musica, arte, poesia e tutto quello del programma che il vulcanico Bruno Mancini, il giovane 81enne, giovane esploratore, uomo che non si ferma, Ignazio di Frigeni e tanti altri nomi, adesso scopriamo un po' di segreti, uomo che nonostante l'età vive la notte come la vivono i giovani, ma nel senso proprio di attività mentale. Però adesso è il momento che devo rispondere, quindi microfono a Chiara e infatti io ti voglio chiedere proprio di parlare di Bruno, perché oggi ero nel momento del sonnellino, che direi che forse è il momento migliore della giornata dell'estate, e ho pensato, sento a Dispari, primo un bellissimo nome, il nome mi piacerebbe anche che mi raccontassi come ti è venuto in mente, e secondo ho pensato che è importante insomma che Ischia abbia un punto di riferimento così importante in te. E allora ti volevo chiedere come hai incontrato Bruno, che cosa ti ha colpito di Bruno, questo intellettuale veramente scoppiettante come chiami tu, e come mai, insomma, come ti è venuto in mente anche proprio di fondare un giornale, un po' di raccontarci di te. Sono quattro domande in una, a cui rispondo con estremo piacere. Allora, proviamo a partire. Chiara diceva il momento del sonnellino più bello dell'estate, neanche, diciamo, forse per questa gioviale circostanza, prima dell'evento di Ibra, come giornale abbiamo realizzato un mini evento collaterale a questa iniziativa di supporto più locale che si chiama Controlla. La Controlla è quel periodo dell'estate dove si fa la critichetta, ma soprattutto è il momento del silenzio. E a me piace pensare che Controlla non sia soltanto qualcosa che abbia a che fare con il tempo, bensì con il luogo. Nel 1970, quando l'isola di Ischia cominciava ad aprirsi ai turisti, il sindaco illuminato Vincenzo Tedese fece, non lo so, si sente, ecco, forse si sente meglio, affisse dei manifesti per strada dove istituivano le famose zone di silenzio. Oggi noi abbiamo perso questa sensibilità, ma la Controlla, ecco, rappresenta non soltanto il tempo, quindi l'ora del silenzio, bensì caratterizza anche il luogo, perché un luogo silenzioso è un luogo migliore dove si permette di vivere meglio. Da piccolo io la Controlla la vivevamo, perché noi nella Controlla dovevamo stare nel letto o dormivamo. La Controlla era Controlla, quindi fermi, precisamente in napoletano, ciungate, rindolete, senza possibilità di fare nulla, dovevi stare là a guardare, quindi
prima di questo, diciamo che era giusto per collegarci al tuo, al momento creativo. Allora, prima di arrivare a Dispari, qualcuno di Ischia lo sa, però è bello che venga ricordato, il Dispari, io sono figlio d'arte. Nel 1975, il giorno in cui sono nato, mio padre, che è scomparso 14 anni fa, ha fondato il primo settimanale dell'Isola di Ischia, si chiamava Lo Sport Isolano. Lui lo racconta, venne in clinica, diede un bacio a mia mamma Rita, posò sulla culla, me la ricordo questa scena perché mi è stata sempre raccontata, al neonato una pistola per giocare, come se il neonato potesse giocare con la pistola. E lui racconta sempre che lasciata la clinica, corse nella tipografia, che non si trovava a Ischia, bensì si trovava a Napoli, e stampò il primo giornale. Questo giornale stampato con i fogli interi, dopo lui si vedeva tutti i fogli, sul scafo, sul traghetto del giornale a Ischia, insieme agli altri passeggeri si collezionavano a mano i giornali, si piegavano e si distribuiva. Questa lunga tradizione di famiglia si è evoluta dal circostilato che papà realizzava per motivi politici nel 1975 di estrazione di destra, poi siamo riusciti a stampare a Ischia nel 1989 questo settimanale, dopo 500 numeri è diventato un quotidiano stampato sull'isola di Ischia, facemmo un investimento di oltre 2 miliardi di lire per realizzare una tipografia qui sull'isola. E dal 18 maggio 1989 fino al 23 marzo 2009, Domenico Di Meglio, mio padre, è stato il direttore di quello che oggi è il Golfo, il primo quotidiano dell'isola di Ischia, stampato completamente a Ischia. Dopo l'infarto di mio padre, a me là ho iniziato a capire che forse c'era qualcosa di giornalismo che dovevo fare. Lo dicevo prima parlando con altre persone, fino a quando mio padre era in vita, era lui il direttore del giornale, per un equilibrio che non sto qui a spiegare perché non l'ho mai capito, riuscimmo a dividere in due grandi ruoli. Io tenevo la passione dei computer, tenevo la passione della computer grafica, tenevo la passione della grafica in generale, e quindi già dopo il liceo, a cavallo tra il biennio e il triennio del liceo scientifico, decisi di lasciare gli studi scientifici per cominciare a seguire un percorso di studi artistici e grafici. Mi sono diplomato all'Istituto Superiore di Design di Napoli, ho cominciato a fare il tecnico pubblicitario. Era il 92-93, momento particolare perché cominciavo ad arrivare sul mondo il Macintosh, cominciavo questo computer particolare, cominciavo a rivoluzionare il mondo della comunicazione, non si usavano più le vecchie tecnologie, si cominciava ad usare il computer. E io in qualche modo ho cominciato ad occuparmi della grafica del giornale e l'ho fatto fino alla fine. Con l'infarto di papà, nel frattempo la vita mia si era riempita di tante avventure, con l'infarto di papà e quindi con la sua scomparsa mi nacque questa esigenza di continuare a fare il giornalista. Devo dire che negli anni precedenti, almeno negli ultimi 3-4 anni, papà mi ha fatto nascere un nuovo quotidiano nella città di Napoli che si chiamava La Verità, e questo suo spirito, diciamo, di pioniere dell'informazione non l'aveva mai abbandonato, quindi all'età di 57-58 anni aveva ricominciato da capo a fare il pendolare, andare a Napoli in redazione a fare il giornale. Lo poteva fare perché nel frattempo, diciamo che io in redazione almeno riuscivo a gestire tutta quella della la parte della, diciamo, della finitura del giornale, dell'impaginazione, della foliazione. Quando è morto papà, ci sono stati i primi 5-6 mesi di orientamento, diciamo anche di elaborazione del tutto, perché poi non era tanto papà, bensì era il direttore, che sono sempre state due figure diverse per me. E quindi in questo periodo di elaborazione del lutto, un po' che avevo perso papà, un po' che avevo perso il direttore, a un certo punto, dopo 4-5 mesi, ho cominciato a fare il giornale e il giornalista come pensavo di farlo. Passa un anno, in redazione cominciano le incomprensioni, ma anche a buon fine, anche in buona fede, 35 anni e faccio il grande passo, dico, o lo faccio adesso o non lo faccio più. E il primo agosto del 2010 ho fondato il mio giornale.
che si chiamava all'epoca TG Ischia, dopo qualche mese diventa il Perché uno è No, il Dispari ha un'etimologia più carina come storia. E quindi fondo il mio giornale e comincio a fare il giornale come lo volevo fare io, anche perché era senza, essendo io anche editore, ero senza editore, sono, continuo ad essere allergico agli ordini per una questione di mentalità, sono un po', diciamo, quando non mi dici di fare una cosa, diciamo che è un po' così, non mi viene facile, e quindi fondo il mio giornale che si chiama Il Dispari. Il Dispari come nasce? Il Dispari nasce tra il mixing di due concetti, uno più, più italiano e uno più territoriale e napoletano. Noi diciamo, quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo a fare i conti, quando si fanno i conti di solito ci sta questa parola che noi chiamiamo uspare. Il Dispari è vero, uspare significa quello che resta. Se voi andate in una qualsiasi, oggi non più, perché oggi ci hanno insegnato che se il costo è 0,54 paghi tariffa intera, se invece 0,56 paghi, vai all'euro successivo, in qualche modo hanno arrotondato pure questo. Prima invece non era così. Quando andai a fare i conti, 51, qualcosa, quel virgola qualcosa era il dispari, uspare, quello che rimaneva sul tavolo. Il resto. Cosa succede? Che una delle vecchie testatine dell'editoriale, che poi ha reso famoso ora, si chiama Sussurri e Grida, quando ho cominciato a collaborare con il giornale, tenevo 11-12 anni, e all'epoca il giornale si componeva a mano, quindi non esisteva il computer, ma proprio si faceva tutto sul tavolo luminoso, tenevamo una macchina moderna per l'epoca che si chiamava Rotaprint, che stampava tutto il giornale su un'unica colonna, quindi un chilometro di testo impaginato in colonna, e noi a mano bisognavano fare la prima colonna iniziale, tagliavi sul rigo, andavi sulla seconda colonna, lasciavi lo spazio della foto, andavi sulla terza colonna, quindi si faceva tutto a mano, perché era questa colonna infinita, la macchina più importante, più nuova che c'era, era questa che ti stampava questa colonna unica di testo, e c'era questa testina di papà che era una macchina da scrivere, soltanto che invece di avere il rullo che girava c'era una pistola. Quindi la pistola. Una pistola che torna. E quindi da allora, siccome c'è la necessità di difendere, facendo i conti con la società, ancora oggi, c'è sempre un resto, c'è sempre un spazio, c'è sempre qualcuno che resta sul tavolo che perde qualcosa oppure che gli altri possono scartare, perché magari ti prendi il malloppo dei soldi, non lo so, quando magari uno conta i soldi che apre, non lo so, qualcosa, allora magari i centesimi, i 10 centesimi, quelli che magari restano, uno prende l'euro, prende il 50 centesimi e poi lascia la monetina che non ha valore. Quando questo concetto lo trasportiamo nella società, allora vediamo che quel 10 centesimo, quel centesimo, quel 2 centesimo è la persona che non ha diritti, è quello che non ha voce, è il bambino disabile, è l'adulto disabile che non ha più accoglienza tra le istituzioni, è il lavoratore che viene sfruttato, è una parte della società che ha bisogno di attenzione. Quindi mettendo insieme questa testatina che io volevo fare dello sparo, quindi da sparo, uspare che era quella parte, però chiamare un giornale uspare avrebbe avuto un eco diverso, ma anche utilizzare la parola lo sparo sarebbe significato poco, e quindi era, qual era il modo migliore per sintetizzare tutto questo discorso? Il dispari. Io che ho fatto lo scientifico, mi hanno sempre detto che il numero perfetto è quello della dispari, e quindi esce questa testata che si chiama Il Dispari, e che poi negli anni ha subito varie trasformazioni, così mi trovo a raccontarvi un racconto. Il Dispari è nato prima solo online, poi dall'online per una forma di perversione mentale del sottoscritto, per 2 anni abbiamo editato un settimanale a colori sempre sull'isola di Ischia, e qui ci colleghiamo a come ha incontrato Bruno Mancini, che tra poco ve lo spiego. Dopo la perversione del settimanale, stanco, realizziamo un mensile a colori di 80 pagine, una cosa folle.
Poi succede che la vecchia redazione del Golfo di mio padre viene venduta per 50 denari di pubblicità e c'è uno stravolgimento ed una rivoluzione sulla, grazie ad un furto, ad un grande furto sul piano editoriale ischitano, e siccome c'era da difendere quelli che erano i valori del giornalismo Domenico Di Meglio, perché la nostra Dispari si compone sia della testata del Dispari, poi ci sono questi due payoff che si aggiungono. Il primo è l'informazione ispirata ai valori del giornalismo Domenico Di Meglio, che non è una cosa relativa a Domenico Di Meglio, bensì è proprio una linea editoriale che poi è la stessa di quella di Domenico Di Meglio, che si fonda su quelli che sono i valori del giornalismo, perché sono convinto che il giornalismo è quell'attività che permette di evolvere una collettività, una società attraverso il ruolo della stampa. I valori che ha rappresentato Domenico Di Meglio per tutta la vita sono quelli dell'inflessibilità, dell'obiettività, dell'essere preconcetti contro il potere. Giusto per raccontarvene soltanto due punte per poter raccontare un po' la parabola, è che quando il fratello di Domenico Di Meglio fu arrestato per droga, il titolo d'apertura del giornale fu "Arrestato per droga Raffaele Di Meglio, l'occhiello a titolo grandi, il fratello del nostro direttore è stato trovato in possesso", eccetera, eccetera. Quindi questo era un po' l'imprinting. Un altro imprinting è quando con il giornale papà denunciò un soprusso contro un politico che non, era, che non gli era neanche vicino né amico, però un giudice di Napoli rinviò a giudizio un eurodeputato senza chiedere il permesso o l'autorizzazione a procedere al Parlamento. Questo giudice per ritorsione ci sequestrò la tipografia, ci sequestrò il giornale e papà dovette fare uno sciopero della fame che durò 50 giorni, che gli è causato la perdita totale della vista, che gli è causato forse pure qualche altra cosa, che poi dopo, negli anni dopo, ha avuto rilievo. Infatti no, l'infarto gli è arrivato a casa morendo nel suo letto, proprio mangiato pane e pomodoro, come voleva morire, l'era scritto qualche mese prima. Bruno l'ho conosciuto nei giorni dopo l'infarto, che voleva non far morire l'idea di papà. Poi quando ho cominciato a fare il giornale, io lavoravo già per me, per abitudine di notte, ho incontrato qualcuno che quando gli dici ci vediamo a mezzanotte, ti risponde aspetta, rischio di svegliarmi e vengo, perché Bruno, dovete sapere, immagino che ha scoperto che lui, diciamo che la mattina è un tempo, diciamo, inutile nella giornata. Noi preferiamo la notte dove si è più allegri, più felice. Quindi noi che lavoravamo, noi pensavamo di essere moderni. Bruno, mangiamo una cosa? No, non vi preoccupate, c'è un pasto e ceci che sta bollendo, ma sono le 4 della mattina, lo so, ma quelli tra poco sono buonissimi. E quindi questo è Bruno, e poi con Bruno ovviamente abbiamo diventato parte integrante della redazione del Dispari settimanale, prima in maniera più presente ogni mercoledì, tutta la notte con noi, faceva parte proprio, diciamo, del gruppo redazionale. Poi ovviamente con la redazione del quotidiano sono cambiati i tempi, sono cambiate le produzioni, il giornale si sta andando a Napoli, quindi diciamo c'è stata un'evoluzione, però la pagina di Dila, come voi sapete, ogni lunedì nessuno la tocca, qualche volta la allarghiamo, qualche volta la stringiamo, però Bruno fa parte della nostra redazione dall'inizio e continuiamo a viaggiare perché siamo felici. Come avete potuto leggere, da qualche giorno abbiamo riattivato anche lo spin-off del Dispari 24 per dare maggiore visibilità a tutte le nostre iniziative, quindi troverete su mgisca.com le nostre iniziative di Tila, ma anche su Dispari 24. Bruno sta provvedendo anche a pubblicare tutto l'archivio che nel frattempo per 3 anni non abbiamo pubblicato. Questa è un po' la storia, diciamo, in breve di come arriviamo ad oggi. Io spero di non avervi disturbato. Devo dire che il mio sonnellino ha portato una storia meravigliosa, per cui chiederei un applauso, perché è un grandissimo, tantissimo parere. Una
dalla pistola in giù e poi ha parlato la parola nuova. Grazie. Allora, la dottoressa Micelli, io vi saluto, vado a fare il discorso. Grazie. Grazie. Grazie.